Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati su Testing Cars. Oggi siamo, e questa volta giuro me lo ricordo, sulla Colma di Sormano, un posto spettacolare. Dopo magari inserisco una clip del panorama se riesco, anche perché ora mi sono messo in un parcheggino più idoneo a fare quello che dobbiamo fare oggi, e sono qui perché vi devo far vedere una macchinina secondo me spettacolare. Quindi abbiamo Gianni lì nascosto dietro, il proprietario che ci ha portato questa chicca, e ve la volevo far vedere. Parliamo di lei, la Suzuki Swift. In questo caso è una Swift Sport del 2014, in un'edizione, prima che urliate subito allo scempio, alla stamarraggine della striscia che l'attraversa tutta, è una versione web race, una versione in serie limitata di 100 esemplari, non numerati ma comunque 100 sono, venduta da Suzuki per la prima volta online. Quindi Suzuki con quest'auto inaugurò il proprio shop online nel lontano 2014. La web race infatti della serie, questa è la quinta serie, anche se a noi sembra la seconda, in molti paesi del mondo sembra la seconda serie della Swift, in realtà la Suzuki Swift nasce negli anni 80, con la prima Swiftina dell'83 mi pare, quindi insomma ci sono state una serie di serie appunto a susseguirsi, di cui noi forse in Italia ricordiamo un pochino la seconda, mi pare se ne vedeva qualcuna della seconda o della terza serie, se non ricordo, quella un po' con la forma a cuneo degli anni 90, e poi la vera popolarità l'ha raggiunta con la Swift del 2004, che insomma è quella che ricordiamo tutti, anche per la prima Swift Sport fondamentalmente. Lei invece è la versione, la quinta serie, quindi quella dal 2010 al 2017, ma la web race nello specifico veniva venduta soltanto nel 14 e 2015. Diciamo edizioni limitate in 100 esemplari non numerati, con a differenziarla appunto il tetto bicolore, che non a caso secondo me fa un po' il verso alla Mini Cooper, perché questa potremmo definirla un po', diciamo, la Mini Cooper del sollevante, mettiamola così, un po' concorrente diretta di quella, non della Cooper S ovviamente per una questione di cavalleria, ma della Cooper sicuramente, e la striscia che l'attraversa tutta, che appunto non è una striscia della velocità che è lì per dare più cavalli, ma è semplicemente il tratto distintivo dell'edizione limitata. Niente, andiamocela a guardare un pochino, secondo me è un'automobilina geniale, e partirei un po' in stile TG2 motori, ci vediamo un pochino gli interni e tutto, perché auto, ve la faccio vedere subito, secondo me è molto carina, tra l'altro questa è un'auto con 100.000 km scarsi, 110.000 mi pare, era concorrente un po' di quelle che erano le varie Mini 500 Abarth così, per fortuna, e poi vedremo un reparto motore ancora un aspirato, quindi non era vittima del downsizing che regnava sovrano in quel periodo, iniziava praticamente l'esplosione dei piccoli motori turbo, quindi ancora un 1.6 che dopo ci guardiamo per bene. Chiaramente un interno molto più minimale rispetto alle varie, vabbè, c'era il retro style della 500 e della Mini che le riempivano di dettagli, diciamo cromature, cose, rimandi al passato. Questo è un interno tipico giapponese, più minimale. Però nonostante plastiche dure e quant'altro, quindi non magari le pelli trapuntate delle Mini e cose del genere, è un interno molto solido, appunto razionale. Poi la web race era un pochino full optional, per cui usciva con il navigatorino Garmin, come dotazione di sicurezza aveva 7 airbag, insomma un Euron Cup, 5 stelle Euron Cup, insomma un'auto che poi vedremo anche alla guida, è un po' un'auto vecchio stampo ma con tutti i comfort delle auto moderne, quindi un interno molto minimale, molto carino, con pochi dettagli che fanno capire si tratta della versione sportiva, appunto della Sport, quindi questo sedile in tessuto molto bello secondo me, anche perché le pelli giapponesi non sono mai state uno spettacolo, invece questo tessuto molto spesso, che appunto ha tenuto anche bene la prova del tempo, sedile molto profilato, volantino con la cucitura in contrasto rossa in pelle, una pedaliera magari in alluminio, insomma un interno molto semplice e funzionale, però solido, e infatti dopo tanti anni eccolo qua, sembra ancora nuovo fondamentalmente, tranne forse un pochino sul pomello del cambio si è rovinato, ma lì poi dipende se qualcuno guida con l'anello, senza anello. Il cambio è un 6 marce, poi lo vedremo alla guida, molto valido secondo me, è un 6 marce con i rapporti molto ravvicinati, quindi poi danno una mano a quello che è appunto il motorino. Ci guardiamo anche il motore a questo punto, visto che siamo qua in abitacolo, io faccio la mia mitica tirata di leva con voi e andiamo a sbirciare. Chiudo, tra l'altro formato ragazzi 5 porte la web race, ma un telaio comunque molto solido a quanto pare, perché poi ci fecero, vabbè, le versioni sportive da rally così erano sul telaio del 3 porte, però comunque poi lo vedremo alla guida, che vi farò vedere, è una macchina al telaio molto solido nonostante le 5 porte. Io cerco la levettina che, ecco, in puro stile giapponese è molto facile da aprire, molto minimale, mi aggiusto gli occhiali ragazzi, e abbiamo qui il cuore del Suzukino Swift Sport, è un 1.6.
twin cam con fasatura variabile delle valvole. Fondamentalmente questa macchinina, che non pesa tanto, è un'auto da 1050-1100 kg, alcuni riportano il dato di 1100-1130, alcuni 1070, insomma siamo intorno ai 1100 kg scarsi, forse col guidatore. Questo motorino quindi deve spingere un peso non eccessivo, perché l'auto poi pesa quanto magari una Twingo dell'epoca, una 500, ma è molto più spaziosa sia fuori che dentro, ha un ingombro maggiore fuori, mi pare che sia lunga 3,90 m e larga 1,70 m, una cosa del genere, quindi è un'auto abbastanza grossa fuori, con un discreto spazio interno, dopo ce lo vediamo. Però non pesa tanto, ecco, quindi i giapponesi anche lì secondo me qualche affinata, forse i materiali anche più leggeri all'interno, non è piena di pelle e orpelli inutili. Quindi questo motorino da 136 cavalli e 160 Nm, 136 cavalli pare a 6900 giri e 160 Nm intorno ai 4400 giri, non deve spingere, insomma non deve fare una fatica enorme per spingere una grande massa. Tra l'altro questo motore fa ridere un po', è lo stesso, cioè chiaramente un'evoluzione di quello che c'era sulla prima Suzuki Swift Sport, quindi quello da 125 cavalli, ma poi deriva anche un po' da quello del 1006 della Liana, quella che veniva utilizzata per esempio in Top Gear per fare i giri, no, con le star praticamente. È sempre lo stesso 1006, mi pare che il nome fosse M16A, qualcosa del genere, non sono un fanatico di codici motore, ma insomma mi pare di ricordare così. Insomma è un motorino che nelle sue varie evoluzioni è arrivato più o meno a questo stato qui, quindi questi 136 cavalli. Chiudiamo il cofano con delicatezza, cofano comunque pesante, anche le porte, ma non dà un senso di, nonostante sia un'auto leggera, non dà un senso di come dire, di fragile, anzi tutt'altro. Lo spazio non è male, io adesso il sedile settato per un'altezza poco meno della mia, che è del proprietario, però come vedete, eccomi qua, spazio sufficiente per le gambe, insomma è una piccola che fa il suo dovere come 5 porte, 4 posti. Il bagagliaio, a questo punto finiamola quella cosa un po' TG2 motori, ma sono curioso, non l'ho ancora visto, e adesso è pieno di cose del proprietario, non vuoi farvi vedere, ma è un bagagliaio non enorme, però per una valigia, qualche zaino, mi pare che funzioni bene. È un po' alta forse questa parte qui per caricare, perché vedo che lo spazio va un po' in sotto così, forse non è la più pratica delle entrate, però è un bagagliaio sufficiente per la categoria. Ecco qua. Niente, abbiamo visto un pochino quello che è il reparto motore, abbiamo visto un pochino gli interni semplici ma funzionali che comunque tengono bene la prova del tempo. Per quanto riguarda le sospensioni, è classica soluzione col MacPherson davanti e la barra di torsione dietro. Sta su dei cerchietti da 17 con delle 195, 45, 17, più che sufficienti per il tipo di auto. Poi vedremo la guida che danno una peculiarità. Ve lo dico già, praticamente è un'auto che è molto leggera al retrotreno, che quindi con il peso giusto sulle gomme anteriori riesce a tenere un muso abbastanza stabile, però appunto il retrotreno, essendo scarico e tutto, nonostante la 195 con una gommatura generosa, all'occasione si può far giocare, diciamo, si può mettere in gioco fondamentalmente. Dischi davanti e dietro, ovviamente, perché insomma una versione sportiva merita anche questa soluzione, con il ventilato davanti e il disco pieno dietro. Insomma, un'automobilina semplice, però con un buon telaio, che adesso andiamo subito a stuzzicare qui nelle saline qui sotto, e infatti non a caso poi ci hanno derivato le piccole macchine da rally e quant'altro. Ragazzi, fa freddo, perché comunque voglio fare il brillante, ma ci saranno 2 gradi nonostante il sole, quindi facciamo una cosa, infiliamoci in macchina e andiamoci a fare un giro con lo Swiftino Sport Web Race. Mitico! Ciao Swiftino, adesso andiamo a divertirci, ciao! Allora ragazzuoli, eccoci qua in macchina. Super full optional, quindi c'ho c'ho il tastino start e stop, e poi sto notando, mi sono messo in posizione con un'agilità incredibile, perché è tutto regolabile, cioè volante regolabile in profondità, in altezza, sedile che si può abbassare, tutto. Un pochino forse limitante la regolazione a scatti dello schienale, ne parlavamo col proprietario, però in realtà si riesce a trovare una posizione di guida veramente perfetta e ergonomica, come sempre ragazzi, giapponesi, sostanziali, quindi ci avrà le plastiche dure, però intanto tutto quello che serve c'è, cioè, e anche di più. Quindi siamo in macchina, l'abbiamo accesa e ci muoviamo, signori, qua su un pochino di nevischio che c'è a terra. Con calma iniziamo a muovere la macchinina e scopriamo le prime sensazioni. Vabbè, la prima sensazione adesso è che, ecco, però riusciamo già a capire qualcosa in questo tratto di sterratino, che le sospensioni sono abbastanza rigide, però come scopriremo più avanti, secondo me, aspettate che usciamo dal cancello senza far danni, eccoci qua,
Abbiamo delle sospensioni sì rigide, ma pare che copino molto bene la strada, quindi qua secondo me entra in gioco la questione del telaietto buono e rigido, quindi il setup si è potuto fare in maniera intelligente. Eccoci su questa strada, ci muoviamo, qui sono ciclisti e biker, quindi andiamo con tranquillità e usciamo dal parcheggino, qui c'è il ristorante dove dopo ci sbafferemo l'impossibile e ci mettiamo in strada. Quindi prime sensazioni, allora innanzitutto sento lo sterzo, non ve l'ho detto prima, è uno sterzo come per la Mini, un pignone cremaiera però assistito elettricamente, quindi fa il suo, secondo me comunque molto meglio di tanti sterzi moderni puramente elettrici, puramente molto dissociati. E niente, ci muoviamo, il cambio è anche molto piacevole nell'azione, lo vedo subito, questo 6 marce ha rapporti abbastanza ravvicinati, infatti siamo a 30 all'ora e già siamo in quarta, perché siamo in discesa, ma comunque coppia ce n'è, non è un'auto che manca di coppia ai bassissimi, ancora non ci siamo mossi, ma appena tocco il gas in quarta sento che comunque la macchina è pronta, nonostante sia un aspirato e chiaramente preferisce girare in alto e lo vedremo. Quindi cambietto che sembra molto piacevole, lo sterzo sembra sempre consistente in tutti i punti, quindi il giusto peso, anche piacevole in mano perché quelle scanalature un po' anni 90, no? C'ha gli incavi perfetti per i pollici, lo spessore della corona non è eccessivo, è giusto, mi piace, pedali anche carini, provo. Si riesce anche a fare il tacco punta, adesso siamo a velocità ancora lenta, abbiamo un ciclista che va a 2000 all'ora, cerca di starci davanti. E niente, dinamicamente com'è? Allora, chiaramente queste sono auto che non è che scopriamo qua sulla stradina di montagna al 100%, per scoprire un telaio del genere secondo me ci voleva la pista, comunque una strada ben aperta, però tra due curvette come queste, non strettissima, comunque da terza così, sento già un'auto che ha un avantreno molto preciso, fa un po' quell'effetto go-kart, quel go-kart feeling tipo le Mini appunto, quindi sento, vedete, se io butto dentro il muso è immediata la risposta dello sterzo, veramente piacevole, non ha punti morti al centro, molto molto valida. È un'auto su cui si riesce a fare il tacco punta, quindi se volete divertirvi a guidare in maniera un po' spiritata riuscite a godervi certe sensazioni. Ecco qua per esempio, mo c'è una seconda, metto dentro, tacco puntina, entro dentro. Ho un passo lentino perché ho ancora il ciclista davanti, anche se sta andando ragazzi credo 80 all'ora, però volevo farvi sentire un po' la progressione del motore. Adesso se riusciamo superiamo il mitico ciclista che ci è capitato, però sento già un motorino pronto. Eccoci qua, facciamo una cosa non letale per lui, dove si riesca chiaramente a superarlo. Niente ragazzi, i ciclisti, io con tutto l'amore per lo sport certe cose non le capisco, ve lo farei vedere, però mettiamo una freccetta dove si può e lo superiamo con educazione mantenendo la giusta distanza dal soggetto. Niente, lui ha deciso che è in gara e allora inseguimento del ciclista ragazzi. Comunque diciamo, quindi uno sterzo molto piacevole, inserimento repentino, è un'auto che si sente che se uno alleggerisce un pochino il gas all'improvviso, ecco qua possiamo superare il ciclista, sentite anche la progressione del motore, è un motore che tira ampiamente sopra i 6000 giri. Sentite anche che sound carino, molto piacevole, non essendo una di quelle vittime del downsizing, quindi non avendo il turbo poi è anche sonoro, tira con piacere e adesso vediamo se riesco qui, metto una freccia, si può fare, è consentito, tra l'altro tira più di 7000, però insomma l'espressione di potenza massima è 6009, quindi diciamo, è inutile andare al limitatore che è sui 7002 fondamentalmente. Qui abbiamo un tornantino, scaliamo una marcetta, ci inseriamo dentro e ragazzi la macchina è divertentissima, ha un telaio molto preciso, molto bello, molto bello. Quindi niente, Swiftino Sport 1.6, motore che sembra pieno un po' ovunque appunto, nonostante sia un aspirato non è che fa sentire quella mancanza di coppia ai medi, ed è anche pronto proprio dai bassi direttamente, pedaliera simpatica, sterzo, tutti i comandi simpatici, macchina che ha la giusta potenza, chiaramente non è una cosa che strappa le gomme sull'asfalto, tra l'altro qui è appena gommata di fresco con delle Michelin Pilot Sport, credo delle 4 o 4 S, non sono delle 4, quindi insomma più gomma del necessario per la cavalleria. Secondo me è un'auto super promossa, in che senso? Il classico giocattolino si guida un po' come una vecchia hot hatch degli anni fine 90, non dico proprio quelle prime inizi anni 90 perché le sensazioni sono più mature da auto più moderna,
Però se ci mettete che ha tutti i comfort del mondo, perché abbiamo chiaramente navigatore, clima automatico e chi più ne metta, si guida con una macchinetta vecchio stampo, ha un bel motorino aspirato, i consumi non sono neanche eccessivi, mi pare di ricordare un dato intorno ai 6 litri, 100 km, insomma parliamo di una macchina che ha 600 km di autonomia col pieno, quindi comunque un'auto con cui si può anche viaggiare, complice anche il 6 marce che da un lato diverte nelle stradine così e dall'altro permette di mettere una sesta di riposo in autostrada. È un prodotto secondo me valido. Passiamo a quella fase del secondo me dovete comprarla, dovete comprarla, ci consigli sempre di comprare tutte le auto che provi. È passata una bellissima S2000 che vi consiglierei anche di comprare, ma non è che vi consiglio, provo un po' le macchine che ritengo degne di nota, poi ditemelo voi se volete, provo anche qualche macchina da odiare, la odiamo assieme. Però questa è un'auto che vivamente consiglio, perché? Perché è un'auto completamente moderna, cioè non fa rimpiangere nulla di una macchina di questa categoria di 10 anni dopo, perché ormai 2014 sono passati ben 10 anni, siamo a gennaio 2024, quindi 10 anni pieni. Non fa rimpiangere appunto quelle che sono i comfort di un'auto più moderna, i 10 anni più moderna, perché comunque ha tutto, anche la piccola unità navigatore che misura, e comunque supporta cavo AUX, USB, quindi potete ascoltarvi la vostra musica e vedere le informazioni del navigatore, che è un po' tutto quello che fate in macchina, insomma, meno che non volete comprarvi una Bentley e vivere una vita di pelle, lusso e cieli stellati sul cielo della macchina. Quindi non fa rimpiangere un'auto più moderna, ha il gusto di un'auto di altri tempi, più vecchia, quindi il motore aspirato, un telaio giocherellone che ancora si permette, nonostante questa abbia ASR, SP e quant'altro, se le disinserite è un'auto che resta del tutto analogica, un cambio piacevole, uno sterzo, insomma tutte le carte in regola per essere un buon acquisto. In più si trova usata a prezzi, questa la Web Race poi era venduta a un prezzo particolare, ecco mi fermo qui così vi dico le ultime due cose, la Web Race era venduta a un prezzo particolarmente vantaggioso perché era venduta online senza i passaggi dei concessionari e quant'altro, quindi la vendevano intorno ai 16.900-17.000 euro, una cosa del genere. Adesso si trovano a 10 anni di distanza dai 7.000 ai 13-14.000, chiaramente sui 7.000 euro trovate le macchine svitate, quindi con i cerchi aftermarket hanno svitato in pista e quant'altro, sconsiglio, anche se è un'auto, ecco qui torniamo alla questione del perché acquistarla, anche secondo me è un'auto molto affidabile, con tutte le giapponesi è costruita come negli interni e tutto anche nella meccanica con criterio, quindi non avrete i problemi, abbiamo provato sul canale la Mini Cooper, tanto bella, tanto valida, secondo me valida quanto questa dinamicamente, forse né più né meno, molto valida, però è un'auto che insomma è un po' da segno della croce con la manutenzione, invece la Swiss Sport, l'esperienza anche dei proprietari dimostra che insomma una macchinetta da giro alla chiave va sempre, fondamentalmente cambia olio, quello sì, perché è un motore con la distribuzione a catena che richiede un olio 0,20, quindi comunque anche dei cambi frequenti, ogni dice il libretto 15.000 km, secondo me anche ogni 10.000, ma poi come sono fatto io faccio i cambi olio su tutto a 5.000-7.000 km, però insomma sì, il cambio olio frequente, però al di fuori di quello è una macchina che non ha problemi, appunto la turbina, la cosa, il compressorino, come varia la 500 Abarth, le cose, è un'auto con la meccanica semplice, cambio manuale, motore aspirato, quindi insomma girate la chiave o premete il pulsante, in questo caso andrà sempre, quindi secondo me ne vale la pena, un acquisto sicuro, i prezzi sono validi, comunque che vi comprate con 10.000 euro al giorno d'oggi come segmento B, perché questo è un po' un segmento B, secondo me nulla, almeno non nulla di così divertente, 136 cavalli su 1000 kg non sono poco, non vi strappano le gomme come dicevo prima, ma insomma sono un bel divertirsi, se iniziate a sfruttare il motore come tutti aspirati tenendolo un po' alto i giri, volete divertire, è un'auto divertente, secondo me non disdegnerebbe neanche due giri in pista, è un'auto che la sospensione è abbastanza rigida ma che copiano molto bene, però comunque col cerchietto 17, la gomma con la spalla bassa, se volete fare due giri in pista secondo me non stressate troppo la gomma, insomma funziona bene, il diametro dei dischi non è eccessivo, però secondo me uno se va in pista fa degli upgrade chiaramente, però per la strada è un'auto molto divertente, quindi prezzo ragionevole, affidabilità ragionevole, comfort tutto ragionevole, divertente, ragazzi non lo so, andate a correre, correte a comprarvi una Suzuki Swift Sport, anche la prima serie era molto divertente, la prima serie intendo di quelle che conosciamo noi, quella 2004-2010, però 125 cavalli, perché rinunciare a quegli 11 cavalli in più e mi pare una cosa come 12 Nm in più su un'auto che pesa più o meno lo stesso e che vi offre un pochino più di comfort interno, quindi secondo me è un acquisto valido ragazzi,
è da tenere in considerazione, anche perché i prezzi poi delle mini stanno salendo. Le 500 non hanno mai abbandonato, non hanno mai mollato l'osso, resta sempre a cifre 10.000 oltre, perché sono un po', diciamo, status symbol per determinati tipi di persone. Quindi questa è un'auto da understatement totale, non urla, a parte la Web Race che ha la striscia, il tetto bicolore, non urla allo sportivo per forza, perché ci sono tante Swift monocromatiche molto, molto sobrie. Però poi è da intenditore, chissà se la gode, si gode questa mini affidabile a un prezzo super affordable. Ragazzi, io come sempre vi faccio tutti quegli inviti, anche che ho fame, voglio andare a mangiare, c'era un posto stupendo super mangiare. Vi saluto con tutti gli inviti social, quindi chiaramente iscrivetevi, perché tanti di voi vedono il video e non si iscrivono, malefici, iscrivetevi, non costa fare questa cosa e a me aiuta tantissimo. Quindi iscrivetevi al canale, commentate tanto se ne avete una, se volete comprarne una, se ho detto delle castronerie, sto diventando una persona che parla pulita, quindi insomma sentitevi liberi di fare quello che volete, iscrivetevi se veramente vi piace il canale, e poi, come ha fatto il proprietario Gianni, che qui a fianco a me rilassato diceva quanto parla questo, se avete un'auto carina che ritenete che io debba provare, o anche orribile, perché mi piace scoprirle tutte, bisogna conoscere le cose per poterle criticare o apprezzare, sono qui a disposizione. Completate, c'è un form anche su, o mi contattate con mille mezzi, Instagram, quant'altro, oppure c'è un form da compilare sul sito, mi potete anche allegare la foto della macchina e me la fate assaggiare. Quindi niente, da Testing Cars è tutto, vi saluto, andiamo a maniera, e viva la Swiftina, ci è piaciuta tanto tanto, ciao!